andiamo a spacchettare insieme questo pacco che mi è arrivato a sorpresa e andiamo a vedere all'interno cosa c'è. Questa azienda che mi ha mandato questo pacco produce degli oggetti molto molto belli, fatti a mano da artigiani italiani e non ha nemmeno dei prezzi poi così esagerati. Adesso andiamo ad aprire e vediamo cosa c'è al suo interno. Mi sono munita anche già di forbicine, è tutto imballato per bene. Devo solo vedere da dove iniziare ad aprire. Volevo acquistarlo perché mi sembrava proprio l'ideale per fare uno svuotatasche da mettere qua vicino alla porta d'ingresso. Quindi vado, lo metto nel carrello perché mi dava che comunque era disponibile per l'acquisto online, però non mi faceva partire l'ordine. Pensavo che c'era per via che del Ferragosto delle ferie, pensavo che fosse qualche ritardo di Amazon. In realtà il prodotto era terminato, non solo era terminato online, ma era terminato anche nei negozi, quindi non ho potuto più acquistarlo. Non mi sono data per vinta e ho continuato la ricerca sui vari siti online per vedere di trovare un qualche cosa di simile che fosse almeno uguale. Quello di Ikea, quel piatto diciamo così fatto a forma di foglia di monstera se non erro, costava sui 5-6 euro. Ho trovato lo stesso piatto sul sito di Casanova. Sul sito di Casanova però, oltre a costare di più, perché se non mi sbaglio costa sui 12,50 euro, anche se somigliante a quello che vendeva Ikea, non mi piaceva molto, cioè per colori e per misure era molto differente da quello di Ikea. Avessi avuto lo stesso prezzo, ma fosse costato pure 2-3 euro in più, non ci sarebbe stato problema, perché comunque ci sarei passata sopra. Però visto e considerato che costava comunque più di 12 euro, poi le spese di spedizione sarebbe venuto a costare intorno ai 22-23 euro. A quel punto ci ho riflettuto un pochino sopra, ho cercato anche su Amazon e su Amazon c'erano comunque vari piatti, centrotavola, insalatiere, antipastiere, comunque fatti a forma di foglia che potevano andare bene per il mio progetto. Non ce n'era nessuno fatto a forma di foglia di monstera, perché comunque l'unica che ho trovato era appunto il piatto di Ikea e il piatto che vende Casanova. Quindi anche su Ikea c'era il piatto di Casanova in vendita, ma costava addirittura di più. Quindi cercando ho trovato questo sito che è K-Home, si chiama K-Home, però credo che al di là del nome sia un sito che comunque vende prodotti italiani, oppure un sito italiano che ha solamente questo nome straniero, oppure un sito straniero che comunque vende prodotti made in Italy. Su Amazon il prodotto che volevo, la cosa che poi c'è qui dentro, non era più in vendita, esaurita, e non si sapeva se e quando sarebbe tornata disponibile. Ce n'era una sempre uguale, leggermente diversa,
diverso, poi vi dirò qual era la differenza tra le due. Anche stavolta non mi sono data per vinta, ho digitato su Google il nome K-Home e mi ha portato direttamente nel sito del negozio. Quindi nel sito del negozio ho scoperto che il prodotto che su Amazon era terminato, da loro era ancora disponibile e di più costava anche molto molto meno di quello che costava su Amazon e aveva anche la spedizione gratuita. Quindi ho fatto l'acquisto sul sito K-Home, che secondo me, poi vi lascio il link qui nel box informazioni, un sito che vende delle cose veramente molto molto carine. Dateci un'occhiata se ne avete voglia, perché è veramente un sito che merita. Vi faccio vedere come è impaccato il tutto. Ecco qua, ci sono le bollicine scoppiettanti, qua. E anche l'oggetto, essendo comunque un oggetto, vedete come poi viene impaccato, anche tutto l'interno del pacco è imbottito. Essendo comunque un oggetto che si può rompere, quindi un oggetto delicato, il pacco è veramente ben imbottito sia all'interno sia sopra che sotto, e poi l'oggetto stesso è all'interno di una sua imbottitura, quindi anche questo secondo me è sinonimo di serietà. È veramente bella 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 bella. Questa è completamente Made in Italy, non so se sotto si riesce a vedere, è completamente Made in Italy, è fatta a mano, quindi anche dipinta a mano da artigiani italiani, se non sbaglio mi sembra di artigiani toscani, questo non ricordo bene, comunque è fatta a mano da artigiani italiani, è Made in Italy, è bellissima, questo disegno è tutto in rilievo, quindi non è stampato, è proprio tutto in rilievo, e sono delle foglie di verza, credo che siano foglie di verza, comunque foglie di verdura, ed è un'insalatiera, un portafrutta, può essere benissimo utilizzato come portafrutta, come insalatiera, ma io la utilizzerò come era l'idea originale del piatto di Ikea, che poi non ho più trovato in vendita, la utilizzerò come svuotatasche messa sul mobile dove sopra c'è appesa la TV. Questa qua, spese di spedizioni gratuite, costava 21,50 euro, sul sito di Amazon dove era esaurita costava qualcosa di più, costava tipo 5-6 euro in più, se non anche 10 euro in più, non ricordo bene. Sul sito di Amazon era ancora reperibile il piatto era logicamente più basso, era un piatto da portata, quindi un piatto magari da portare in tavola con una preparazione, con dei formaggi, dei salumi, un piatto comunque da portare, con un pesce preparato in un certo modo, un piatto da portare a tavola, che era più basso, era, mi sembrerà, circa 3 cm, mentre questa qua è un'insalatiera, fruttiera, può essere utilizzata anche come fruttiera, può essere utilizzata anche come un bel centro tavola. È veramente bella, mi piace veramente tanto 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 tanto, e come detto le spedizioni erano gratuite, e secondo me è un vero affare. Io vi lascio il link ai prodotti giù nel box informazione, date un'occhiata a questo sito perché veramente vende delle ceramiche molto molto belle, dipinte a mano, fatte a mano.
mano sono veramente da vedere. Poi, come vi ho detto, i prezzi non sono nemmeno esagerati, anzi, a dei prezzi piuttosto convenienti. Secondo me, un'insalatiera come questa, dozzinale, nemmeno dipinta a mano, ma comunque neanche Made in Italy, pure la andremo a pagare molto di più di quello che l'ho pagata io su questo sito. Il sito, come vi ho detto, vende tante cose molto molto carine, quindi vale la pena andarci a dare un'occhiata. È arrivata velocissima, ho fatto l'ordine un paio di giorni fa, 2 o 3 giorni fa, forse anche mesi, ho fatto l'ordine un paio di giorni fa, pensavo che ci avrebbe messo di più, invece poco fa ha suonato il corriere. Io al momento non aspettavo niente perché l'ordine l'avevo fatto proprio un paio di giorni fa e mi ha portato questo. Come avete visto, era impaccato in modo perfetto, in modo da non prendere botte, in modo da non potersi rompere in nessunissimo modo. Mi è piaciuto moltissimo come era impaccato e mi piace ancora di più questo prodotto. Vi faccio vedere ancora una volta tutti i particolari. Secondo me è molto molto carina, eccola qua. Se vi va, lasciatemi anche un vostro parere, come pensate di questa fruttiera, insalatiera, come dir si voglia. Voglio farvi vedere da vicino tutti i particolari, guardate qua. Qua è proprio come se fosse stato tagliato dal fusto della pianta. Le venature sono tutte in rilievo, sono veramente bellissime. Si nota proprio la qualità del prodotto. Logicamente i prodotti non sono, se ne comprate due, non sono perfettamente simili, perché appunto, essendo fatti a mano, dipinti a mano, possono variare nelle varie cose. Vedete? Made in Italy, quindi non è una di quelle cinesate dozzinali. Secondo me è molto molto bella e per il prezzo che ha è un affare. Il mio video finisce qua, io vi mando un bacione e vi do appuntamento, come sempre, al prossimo video. Ciao!